Antonio, ormai è diventata una piacevole abitudine vederci ai premi cinematografici. Sono belli questi premi cinematografici, mi piacciono tanto. No, sono molto felice anche proprio per il film di Michele, per tutti questi riconoscimenti. Per un'opera prima è una soddisfazione enorme, soprattutto considerando i temi che è andato a toccare, il modo in cui l'ha fatto, e felice di far parte di questa sua opera prima. Temi che sono cari anche a te, quelli del lavoro. Stasera ci sono i lavoratori dello spettacolo qui in protesta, hanno ottenuto il palco, parleranno. Beh sì, abbiamo fatto delle lotte per i lavoratori dello spettacolo e non solo, da anni a Taranto con un omaggio amplifichiamo dei messaggi che vogliono parlare sicuramente di lavoro, ma vogliono parlare anche proprio di giustizia sociale, e di diritto alla vita anche. Quindi sono battaglie molto importanti che proviamo ad amplificare con quello che facciamo, e felice appunto che un film che tocca temi così importanti stia ricevendo così tanta attenzione. Senti, ma da Tarantino ti ha fatto sorridere vedere Fedez che è venuto a Taranto col Kodakons per supportare la battaglia già a Taranto? Sai che è una cosa che mi hanno raccontato in questi giorni, non lo sapevo, però secondo me più si parla, più si accendono i riflettori su delle tematiche così importanti e delicate e tante volte inaccettabili, meglio è. Senti, so che domani esce il nuovo singolo, Molto Amore, ce ne parli, cosa vuol dire per te? Perché so che hai fatto un viaggio in Brasile e quindi ti ha un po', diciamo, ispirato questo viaggio. Sì, è stato un viaggio bellissimo, è ciò che ho chiesto alla musica tanti anni fa, ed è una cosa che sta accadendo, il poter girare il mondo con quello che faccio, è molto amore, è una valanga d'amore per tutti, quindi ce n'è per tutti, venite a prendermi. Grazie mille.